Benvenuti nel primo video del nuovo canale YouTube The Holistic Venus. Ormai è qualche anno che condivido informazioni su nutrizione e salute ormonale femminile su Instagram, quindi se già ci conosciamo, grazie per essere anche qui. Se invece ancora non ci conosciamo, questo è il posto giusto se volete avere più informazioni su nutrizione, salute ormonale, salute femminile, metabolismo, pelle e intestino e tantissimo altro, quindi benvenuti! Ma cominciamo dall'inizio. Mi presento, sono Manuela Fortunato, una biologa nutrizionista specializzata in nutrizione clinica, mi occupo di salute ormonale femminile. In più, per completare il quadro, sono anche specializzata in fitoterapia e piante medicinali. Ve l'ho detto che sono anche molto modesta. Come nasce The Holistic Venus? Nasce nel momento in cui mi licenzio come ricercatrice in Endocrinology, Metabolism and Lipid Research alla Washington University. Mi licenzio in quello che pensavo fosse l'apice della mia carriera. Perché erano anni, insomma era tantissimo, era il mio sogno partecipare all'American Diabetes Association, al suo congresso internazionale. Non solo ci partecipo, ma ci partecipo portando il mio studio, il mio progetto di ricerca con una presentazione orale di fronte insomma, a tutti i partecipanti di questo congresso internazionale, per me importantissimo. Finisce il congresso e non mi sento appagata, felice, mi sento anzi vuota, frustrata e arrabbiata. E solo in quel momento ho l'illuminazione, mi rendo conto che è perché non risuono, non mi sento di avere gli stessi valori, le stesse priorità del paradigma della medicina convenzionale, che è quello che se sei malato c'è un farmaco pronto per te. Quindi per la salute della donna questo significa se hai mal di testa c'è una pillola, se hai un ciclo mestruale irregolare c'è una pillola, se hai un ciclo doloroso c'è la pillola, se non hai il ciclo, indovinate un po', c'è una pillola, se hai la sindrome dell'ovaio policistico, endometriosi, cosa ci sarà mai? Una pillola, un farmaco pronto per voi. Questo per me non risuona appunto con il modo in cui vedo io la salute ormonale, la salute della donna. E in quel momento decido di smettere anche il mio contraccettivo ormonale. Inizia la spirale più buia della mia vita, perché in quel momento sviluppo una serie di sintomi da un'acne devastante su tutto il viso e non mi riconoscevo più, alla sindrome dell'ovaio policistico, insulino resistenza, una tiroidite autoimmune, intestino, insomma una serie di sintomi che veramente non auguro a nessuno, ma che purtroppo sono l'esperienza di tantissime donne. Quindi in quel momento buiissimo, in quel periodo buiissimo della mia vita, entra un po' di luce, perché anzi è uno dei regali più belli che la vita mi ha fatto, è quello di creare The Holistic Venus, che è diventata la mia missione di vita, adesso anche su YouTube. Quindi, ecco, voglio sapere qual è la vostra esperienza con il ciclo mestruale, con gli ormoni, il vostro metabolismo, come sta, ma soprattutto qual è stata la vostra esperienza con i vostri sintomi, siete stati accolti da un professionista, compresi, siete riusciti ad arrivare alla causa alla radice? Oppure vi hanno semplicemente prescritto un farmaco piuttosto che degli integratori generalizzati a caso, insomma. Quindi fatemi sapere le vostre esperienze, ma soprattutto restate sintonizzati, seguite il canale, seguitemi su Instagram, fatemi le vostre domande perché nei prossimi video approfondiremo tutto ciò che mi chiedete. A presto!